Buonasera a tutti nuovamente, per chi non mi conoscesse, il mio nome è Simone Rubessi, sono un trader della Top Trading Academy. Stasera vedremo una strategia operativa basata su cicli e volumi e vedremo successivamente anche un'analisi a mercato aperto. Importante, se ci sono domande, scrivere in chat, se siete sui nostri canali social, commentate, quindi se guardo a destra e a sinistra perché ho ulteriori schermi dove tengo monitorate le varie chat. Ok? Prima di iniziare farò un'introduzione ai cicli di borsa, che sono un concetto dal quale partono tutte le nostre strategie e indicatori. Iniziamo col definire cos'è un ciclo di borsa, che non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato. Per mano dominante intendiamo quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello che, avendo ingenti quantità di denaro e pianificando questi investimenti in differenti temporalità generano questi andamenti regolari denominati ciclici. Quindi, per semplificare, in sostanza, il mercato ha degli andamenti di questo tipo, che sono andamenti ciclici, in conseguenza di che cosa? In conseguenza del fatto che nei dintorni del minimo entrano massicce quantità di denaro che fanno salire il prezzo. Perché nel momento in cui entra tanto denaro in un determinato mercato, succede che la domanda supera l'offerta e quindi il prezzo sale. Arrivati nei dintorni del massimo, succede che l'offerta supera la domanda, ok? E a quel punto il prezzo scende. Qui rientrano massicce quantità di denaro, quindi il prezzo continua a salire e così via, ok? Quindi il nostro scopo sarà quello di identificare queste massicce quantità di denaro, che sono chiaramente di proprietà dei grandi fondi finanziari del calibro di BlackRock, per esempio, che gestendo più di 9.000 miliardi inevitabilmente muove il mercato, no? Perché nel momento in cui io dovessi venire nella tua città con 10 miliardi di euro e compro tutti gli immobili, chiaro che se non ci fossero immobili in vendita, ma avessimo 50 potenziali acquirenti, nel momento in cui ne metto in vendita uno, lo venderei a 20.000 euro al metro, no? Perché ho un immobile disponibile in tutta la città con 50 acquirenti, domanda altissima, e a quel punto il prezzo sarebbe molto alto, no? Se invece li mettessi in vendita tutti i 5.000 con sempre 50 acquirenti, chiaro che il prezzo crollerebbe, perché se non ne possono acquistare uno, andranno a comprarne un altro, ok? Quindi è chiaro che nel momento in cui ci sono pochissimi soggetti che hanno in mano più del 50% di tutto il mercato, inevitabilmente riescono a far salire o scendere il prezzo a loro piacimento. Detto questo, proseguiamo con lo stabilire la regola principale, cioè che un ciclo inizia sul minimo dei prezzi e finisce sul minimo dei prezzi successivo. E ne esistono di tre tipi: rialzisti, ribassisti e laterali. Partiamo considerando il primo ciclo rialzista. Il ciclo rialzista è un ciclo che ha questo tipo di conformazione, ovvero un minimo finale più alto rispetto al minimo iniziale, di conseguenza la fase di rialzo sarà più ampia di quella di ribasso ed il massimo sarà più vicino al minimo finale. Viceversa, abbiamo ciclo ribassista, che è un ciclo di questo tipo, che ha una fase di ribasso più ampia rispetto a quella di rialzo ed un massimo più vicino al minimo iniziale. Ok? E in più abbiamo un ciclo laterale, il quale ha i due minimi sullo stesso livello, di conseguenza le fasi di rialzo sono equivalenti a quelle di ribasso. Okay? A livello operativo noi troviamo queste tre tipologie di cicli sui mercati, poi le andremo a vedere anche sui prezzi, e ovviamente dobbiamo individuarle per riuscire ad andare a tradare e quindi a generare profitto utilizzando gli investimenti. Qui vediamo un'immagine che è cosiddetta cicloma, quindi in sostanza mi va a far vedere quelle che sono le relazioni tra un ciclo e l'altro, e nel caso specifico vediamo che cosa, che un determinato ciclo, qualsiasi esso sia, in questo caso quello rosso, è formato da cicli inferiori.
Nello specifico sarebbe formato da tre cicli blu, ogni ciclo blu è formato da due cicli verdi e ogni ciclo verde è formato da tre cicli gialli. Quindi il ciclo rosso a sua volta sarà parte di cicli superiori, no? E questa relazione che esiste, che cosa ci indica e cosa ci fa capire? Ci indica una cosa importante, che nel momento in cui parte un qualsiasi ciclo, come in questo punto dove parte il ciclo rosso, in quel determinato punto partono sempre anche tutti i cicli inferiori. Quindi se lì parte il ciclo rosso, automaticamente possiamo dare per partita anche la tendenza del ciclo blu, verde e giallo. Sempre, senza eccezione. Stessa cosa. Quando un determinato ciclo chiude, automaticamente in quel punto chiudono anche tutti i cicli inferiori. Quindi se il ciclo rosso chiude, chiuderà anche il blu, il verde e il giallo. Un altro esempio è questo qui. Qui vediamo la partenza del blu. Se qui fossimo certi che il ciclo blu parta, lì potremmo dare per certa anche la partenza del verde e del giallo. Ok? Quindi nel momento in cui un ciclo inizia o finisce, in quel punto sicuramente inizieranno o finiranno tutti i cicli inferiori. Questa è una regola ciclica ed è importante comprenderla. Detto questo, andiamo a vedere chiaramente se ci sono domande fatele in chat. Ora andiamo a vedere quella che è una suddivisione che effettivamente si verifica sui mercati finanziari, prendendo come esempio il mensile, che dura 32 giorni di borsa aperta, formato da due cicli a 16 giorni, che sono formati da due cicli settimanali che durano 8 giorni ciascuno. La cosa ulteriore che voglio spiegarti in questo caso è che quando parliamo di periodo ciclico, parliamo sempre di periodo in cui i mercati hanno scambiato, in cui i mercati erano aperti. Di conseguenza c'è una distinzione fra periodo ciclico e periodo di calendario, perché i mercati aprono lunedì e chiudono venerdì. Il sabato e la domenica non sono aperti. Pertanto, un ciclo mensile è 32 giorni di borsa aperta. Se in una settimana però abbiamo 5 giorni di borsa aperta e in un mese abbiamo 4 settimane, va da sé che in un mese avremo 20-22 giorni di borsa aperta. Il mensile è 32, quindi sarà un mese e mezzo circa. Ok? Questo per farti capire che non va confuso il periodo ciclico col periodo di borsa, cioè il periodo ciclico col periodo di calendario. Stessa cosa il ciclo 16 giorni, non è un ciclo che dura 2 settimane, ma durerà 3 settimane da 5 giorni di borsa aperta più un giorno. Vedete che anche qui c'è una differenza, ok? Questo è importante per evitare di confondersi. Detto questo, andiamo a vedere anche il concetto di quella che è la tendenza. Qui abbiamo un mensile rialzista. Rialzista perché il minimo finale è superiore al minimo iniziale. Essendo rialzista e soprattutto nella sua fase di rialzo, i sottocicli subiscono quel tipo di tendenza, cioè quando un ciclo sale, anche i sottocicli vengono influenzati da quel tipo di tendenza, quindi avremo anche i 16 giorni rialzista, il ciclo una settimana rialzista, e così via anche il ciclo a 4 giorni. Per farti un esempio un po' più in scala, è come se noi avessimo questo mensile con dentro 2 16 giorni, con dentro 2 8 giorni con all'interno 2 4 giorni. Ok? Qui si nota molto chiaramente che nel momento in cui il mensile sale, i sottocicli hanno questo tipo di conformazione, quindi rialzista. Nel momento in cui il mensile scende, i sottocicli hanno questo tipo di conformazione. Ok? Questo è importante perché a livello operativo poi questo ci servirà. In questo momento mi interessa che capiate questo tipo di relazione, ok?
Fatemi sapere se ci siete, dubbi, domande. Tutto chiaro fino a qua? Ok. Buono. Perfetto. Molto bene. Perfetto, possiamo proseguire allora. Molto bene, ok. Detto ciò, allora andiamo a vedere un ulteriore concetto. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche, partendo dai cicli più lunghi a quelli più brevi. Partiamo considerando un mezzo secolare, anche se è un ciclo che è estremamente lungo, quindi non penso che sia di nessun interesse per voi tradare un ciclo che dura 50 anni, però da un punto di vista didattico lo prendiamo e vediamo che è formato da due ventennali, formati a due decennali, formati a due cicli economici che durano in circa 5 anni, che sono formati da due biennali, i quali hanno al loro interno due annuali, e qui c'è una leggera modificazione di quella che è la tendenza normale, no? Nel senso che un determinato ciclo normalmente ha due sottocicli. Ok, fino a questo punto era così. Ma l'annuale, al posto che avere due semestrali, come accadeva più o meno 7-8 anni fa, ha al suo interno tre cicli intermestrali che hanno al loro interno tre mensili ciascuno. Ok? E dato il mensile, invece, riprende la suddivisione classica, quindi il mensile ha due 16 giorni, che hanno due 8 giorni, formati a due 4 giorni, e così via, fino a cicli che possono durare anche una sola ora. Ovviamente i concetti che ora vediamo si possono utilizzare per tutti i mercati, quindi dagli indici all'azionario, ai mercati delle materie prime, agli ETF, tutto, okay? Perché tutto subisce questo tipo di manipolazione e soprattutto lo possiamo utilizzare in tutte le temporalità. Quindi possiamo tradare il 3 ore, 6 ore, il 4 giorni, il mensile di qualsiasi mercato. Quindi potremmo fare il 4 giorni del petrolio, come il 6 ore dell'oro, come il giornaliero di euro-dollaro. Ok? Quindi funziona su tutti i mercati e tutte le temporalità. Questo è importante. Quindi ovviamente chi non può stare davanti al computer tutto il giorno perché lavora, farà magari un 8 giorni o un 4 giorni, dove fa un'operazione a settimana, uno ogni due. Chi invece può stare davanti al computer tutto il giorno può anche fare operatività più breve, dove magari apre e chiude nell'arco di qualche ora. Ok? Però in questo modo è possibile adattare l'operatività alle proprie tempistiche e a ciò che a una persona piace fare. Qui vediamo innanzitutto che il mercato ha una ciclicità. Questo è un grafico di euro-dollaro con time frame giornaliero, vuol dire che una candela rappresenta un giorno di contrattazione. E vediamo anche che abbiamo un ciclo in laterale, come questo che ha i due minimi sullo stesso livello. Il successivo è ribassista perché la fase di ribasso è praticamente doppia rispetto a quella di rialzo. Quest'altro è stato in laterale perché i due minimi anche lì sullo stesso livello, quest'ultimo invece è stato un ciclo rialzista, perché al minimo non è mai sceso sotto il minimo iniziale. Ok? Quindi di base questo è ciò che possiamo vedere all'interno dei mercati. Ovviamente stiamo vedendo dei biennali, perché dopo andiamo anche in breve, andiamo sul giornaliero del DAX, quindi mi faceva piacere far vedere sia il lungo che il breve. Quindi quello che deve fare un trader ciclico è individuare delle aree di minimo per comprare e vendere nelle aree di massimo e guadagnare da questa differenza di prezzo. O shortare le aree di massimo, quindi vendere allo scoperto, mettersi al ribasso, chiamatelo come volete,
per chiudere la posizione nell'area di minimo e guadagnare da questa differenza di prezzo. Ok? Ora, come facciamo noi a capire dove siamo e dove stiamo andando? Viene in aiuto il primo indicatore che vediamo questa sera, che è un indicatore, si chiama indicatore di ciclo. È un indicatore nostro, nel senso che è di nostra creazione e produzione di cui abbiamo il copyright, è unico, non si trova da nessun'altra parte ed è un indicatore automatico. Vuol dire che nel momento in cui voi lo settate, lo potete settare su tutti i cicli, in tutti i time frame di tutti i mercati, lui si mantiene aggiornato in tempo reale. Ok? Questo è importante perché lo settiamo una volta e lui mi si mantiene aggiornato in tempo reale man mano che il prezzo avanza. Vediamo da quale linea è formato e come funziona. È formato da tre linee, la linea continua che è la traiettoria del ciclo, ok? Una linea continua sinusoidale, in gergo si dice, cioè che fa le onde. Oppure, e poi abbiamo la linea tratteggiata orizzontale, che è l'asse dello zero, ok? E in più abbiamo un'ultima linea, che è anch'essa sinusoidale, quindi ondeggiante, tratteggiata, che è la velocità del ciclo. Ora, noi dobbiamo osservare quando la linea tratteggiata, cioè la velocità, attraversa l'asse dello zero dall'alto in basso. E in quel punto saremo in una zona di massimo. Quindi noi, quando osserviamo questo, ok? Questo incrocio in questa direzione, noi saremo in un'area di massimo. Ok? Nel momento in cui noi invece abbiamo un incrocio opposto in questa direzione, noi saremo in una zona di minimo. Ok? Quindi noi dobbiamo semplicemente guardare quando la linea tratteggiata oltrepassa l'asse dello zero. Se lo oltrepassa dall'alto andando in basso, siamo in un'area di massimo. Se lo oltrepassa dal basso andando in alto, siamo in un'area di minimo. Andiamo a vedere degli esempi in relazione a quello che abbiamo visto prima. Ok? Andiamo a prendere il primo minimo. Primo minimo è questo qua. Ok? Da qui la velocità cosa fa? Va sopra l'asse dello zero, indicandoci che il prezzo andrà in salita e andrà in salita fin tanto che questa linea rimane sopra l'asse dello zero. Quindi salite, 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 salita fino a qui. E quello che osserviamo è che il prezzo da questo punto a questo punto è effettivamente salito. Quindi ci ha dato l'indicazione corretta. Dopodiché abbiamo un incrocio a questo punto che dall'alto viene verso il basso, quindi questa è un'area di massimo. E dopodiché la velocità scende sotto l'asse dello zero, indicando discesa, quindi discesa, 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 fino a questo punto. Ancora una volta noi abbiamo un'area di minimo in quest'area, no? E qui invece abbiamo un'altra volta un'area di minimo, quindi salita, 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 salita fino a qua. E qua, anche in questo caso, il prezzo è andato nella direzione corretta. Nuovamente, area di massimo, perché abbiamo l'incrocio da sopra a sotto, scesa, discesa, 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 fino al nuovo incrocio. E anche in questo caso, il prezzo è andato nella direzione corretta e quindi c'è stata un'indicazione ottima, no? In corrispondenza degli incroci noi abbiamo delle inversioni. Qui nuovamente area di minimo, quindi salita, 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 fino a qua. Anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione indicata. Ok? Quindi noi, guardando questo indicatore, dobbiamo semplicemente guardare dov'è la velocità rispetto all'asse dello zero. Quindi velocità che incrocia da sotto a sopra, area di minimo, velocità sopra, il prezzo sale, incrocio da sopra a sotto, area di massimo,
velocità sotto, discesa. Semplice, ok? Come dicevo, questo lo potete vedere a tutti i livelli, su tutti i mercati. Ok? Tendo giusto un attimo, se non ci sono domande. Se sono domande, fatele, diversamente proseguiamo. Aspetto giusto qualche secondo, però direi che ci siamo. Ottimo. A questo punto andiamo a vedere il secondo indicatore oggetto della live di questa sera. Il secondo è DNA, che è un algoritmo che elabora un'analisi dei dati e da essi sviluppa un'ipotesi di futuro possibile. L'ipotesi generata è ovviamente probabilistica, chiaramente non si possono dare certezze in borsa, diversamente diciamo che non sarebbe corretto, ed è un'ipotesi ciclica, ossia relazionata ad un ciclo di borsa. Essendo la previsione probabilistica, possiamo affermare che le percentuali di correttezza variano in relazione al periodo preso in esame. In che modo? Più è lungo il periodo e meno probabilità d'errore ha la previsione. Vediamo come funziona il DNA e che tipo di indicazioni ci dà. Allora, innanzitutto è quella linea verde tratteggiata e gli altri sono i prezzi. Anche qui lo vediamo con una temporalità biennale, perché poi lo vedremo anche con una temporalità di breve, quindi una temporalità sul giornaliero, dopodiché andiamo a capire come funziona. La prima cosa che dobbiamo fare è capire che questo è un indicatore ciclico, ok? Quindi relazionato ad un ciclo di borsa. Nel caso specifico, come dicevo, è un biennale, e l'altra cosa è che noi possiamo avere dei cicli rialzisti e dei cicli ribassisti. Ok? Ciclo rialzista, semplicemente minimo finale più alto del minimo iniziale, fase di rialzo più ampia di quella di ribasso ed il massimo è più vicino al minimo finale. Il ciclo ribassista è al contrario, quindi fase di ribasso più ampia di quella di rialzo, minimo finale più basso di quello iniziale, massimo vicino al minimo iniziale ed il rialzo che è più contenuto. Ora, questo è un indicatore, abbiamo detto che è ciclico, è settato su un biennale. La prima caratteristica è che ci dà una previsione futura di inversione di tendenza da un punto di vista temporale, ma non di prezzo. Sembra complicato, ma in realtà è un concetto abbastanza semplice. Allora, consideriamo che questo è un biennale, no? Quindi da minimo a minimo passano 2 anni, circa. Supponiamo che questa sia la data di oggi. Oggi è il 20 di giugno del 24. E supponiamo che questo sia partito il 20-12-23. Quindi, dalla partenza alla metà, che è il massimo, dovrebbe passare circa un anno. Supponiamo che il massimo sia il 19, 12, 24 ed il massimo ed il minimo finale il 21, 12, 25. Ok? Quindi questo indicatore mi sta dicendo che da oggi al 19 di dicembre, è un esempio, il prezzo dovrà salire, ma non mi dice che arriverà a questo livello, perché mi dice la data della futura inversione da un punto di vista temporale, cioè quando ci sarà il mio massimo e la mia inversione, ma non a livello di prezzo, quindi non mi dice che sarà qua, non mi dice che sarà qua, che sarà qua in cima. Questo lo possiamo capire da altre cose, ok? Però dopo ci arriviamo. E la stessa cosa, il minimo mi dice che il minimo ci sarà verso fine dicembre 2025, ma non so se arriverà qua o se sarà qua sotto. Da cosa lo capiamo? Dal fatto che se un ciclo è rialzista, ok,
quello che noi ci aspetteremo è una cosa di questo tipo. Perché devo avere il minimo finale più alto del minimo iniziale e il massimo più vicino al minimo finale. Ok? Quindi partiamo dal presupposto che io so se un ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta. Quindi dopo vi spiegherò come. Però se noi su questo minimo sappiamo che ciclo in partenza è rialzista, mi devo aspettare un'andatura così come ho fatto in verde. Se qui so che è un ciclo ribassista, io mi devo aspettare invece un'andatura più simile a questa cosa qua. Ok, col minimo finale più basso di quello iniziale ed il massimo in questo caso più vicino al minimo iniziale. Ok, quindi se io sono su un ciclo rialzista, io qui compro e vendo qua in cima, guadagnando da questa tendenza. Se sono su un ciclo ribassista, quindi quello rosso, io aspetto il massimo, shorto e chiudo qua sotto, guadagnando da questa discesa, beccandomi questo tipo di tendenza. Chiaro, quindi non dobbiamo fare entrambe le fasi, non è che dobbiamo fare le due ipotesi, perché sappiamo prima ancora che parta se siamo nella fase verde o nella fase rossa. Io qui ve l'ho fatto tutte e due per farvi capire. Chiaro? Fatemi sapere se ci siete, così so se mi seguite o meno. Ok, perfetto. Non si sa esattamente quando scende, no, si sa. È in questo punto. Quindi se è un ciclo rialzista, tu sai che scende di meno perché il minimo finale deve essere più alto del minimo iniziale. Se il ciclo è ribassista, sai che deve scendere molto di più e arrivare sotto al minimo iniziale. Capito? Poi ci sono altri concetti per vedere fin dove arriva. Quello che mi interessa è che abbiate chiaro il concetto. Ok? Detto questo, proseguiamo. Eravamo arrivati che più il periodo è lungo, è più difficile per le mani forti creare scossoni. Ok? Quindi, più il periodo è lungo e più il DNA è accurato, perché creare delle finte su un periodo di 20 anni ha richiesto un ammontare di denaro molto più elevato, mentre per creare uno scossone in giornata bastano molti meno capitali. Come fai a intuire il momento giusto e come fai a sapere che tipo di ciclo è? Allora, il momento giusto, torniamo un attimo indietro, questo è un biennale perché lo setti tu, cioè tu decidi se vuoi il DNA sul 3 ore, sul 6 ore, sul 12 ore, sul giornaliero, 2 giorni, 4 giorni, 8 giorni, lo setti tu. E lui si mantiene aggiornato in tempo reale, esattamente come l'indicatore di ciclo. Anche questo è un indicatore automatico nostro, che tu gli dai il settaggio e lui si mantiene aggiornato. Quindi, come faccio a intuire il momento giusto? Il momento giusto è se è un ciclo rialzista è nell'area di minimo, se è un ciclo ribassista è nell'area di massimo. Poi dopo vediamo, non è ancora la strategia completa. Questi sono prima indicatore di ciclo, il DNA, poi li andiamo a unire, poi ci sono altre cose. 2 anni sono lunghi, è vero, ma come ti ho detto prima, ogni nostro indicatore si può settare su tutti i cicli, anche a 3 ore, anche a 6 ore, anche a 12 ore, anche a 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni, 8 giorni, 16 giorni, 1 mese, 3 mesi, 1 anno, 2 anni, 4, 5 anni, 10 anni, 20 anni. Quindi, se tu sei interessato a fare trading di breve, tu ogni 3 ore hai un'opportunità di ingresso. Non per forza tradano tutti i giorni. Io ho clienti che fanno un trade a settimana o un trade al mese, dipende da quanto tempo hai. Se tu hai tempo da stare davanti allo schermo tutto il giorno, sì, ma se tu lavori non puoi comprare ogni singolo giorno, capisci? E
hai bisogno di fare un investimento magari che ti dura qualche giorno, dove compri e stai a mercato qualche giorno, dove la tempestività nell'acquisto e nella vendita non è così fondamentale. Ti è chiaro? Secondo te Bitcoin cade? Allora, questa è una domanda che vuol dire tutto e nulla, perché cade, che cosa intendi? Cade può voler dire che scende del 2%, può voler dire che va a zero, può voler dire che sparisce, può avere tanti significati, cade. E se anche ti dico sì, che cosa hai capito? Può crollare domani, fra un mese, fra un anno, di quanto non si sa. Cioè, il trading non è un'attività tipo terno all'otto. Il trading è un'attività professionale e precisa. Cioè, quando tu entri al mercato devi sapere dove sei, dov'è il tuo target, in quanto tempo ci arriva, cosa rischi per andarlo a prendere e quanto capitale impiegare. Se tu non hai queste caratteristiche, non hai una conoscenza che ti dà tutte queste informazioni, stai tentando, sei al casinò e se sei al casinò non è trading, no? Quindi, per darti una risposta, A, dovrei fare un'analisi, B, anche se ti dessi una risposta, non sapresti comunque quando sarebbe il momento di shortare, con che rischio, fino a dove e in che tempi. Cioè, non siamo... Il trading non è, come ti dicevo, un qualcosa da dire, ma sì. Molti lo prendono così, ma erroneamente. Il trading è un mestiere. Essendo un mestiere, tu devi avere dei parametri precisi. Ok? È come se tu andassi a chiedere un preventivo per comprare una casa e dici, ok, ma quanto spendo io a mettere a posto tutta casa mia? E magari l'impresa ti dice tanto, tanto cosa vuol dire, no? Può essere tanto per te, tanto per me, tanto, cioè non c'è un tanto, no? Quanto ci metti? Abbastanza tempo, ma abbastanza cosa vuol dire? Cioè, capisci? Non è così. È ok, ti costa X, te la faccio in tot tempo e voglio un pagamento Y. Ok, il trading deve essere così. Cioè, io entro qua perché ho un target, ci arrivo in una determinata temporalità, posso assumermi un rischio di Y e so che quel trade al 60, 70, 80% mi va a profit. Allora ho una metodologia precisa. No, non puoi indovinare tutto? No, ma nessuno indovina tutto. Il punto è avere delle probabilità certe. Perché se io so che al 60% delle volte vado in profitto, se so che ogni volta che vado in profitto guadagno 4 volte tanto rispetto a quando sbaglio, io so già di essere profittevole oggi, domani e sempre. Perché se io faccio 10 operazioni, 4 le sbaglio, è quello che andremo a vedere adesso, e 6 le faccio giuste, ma ognuna di quelle 6 mi fa guadagnare 4 volte tanto ognuna di quelle che sbaglio. Quindi se io mantengo questo tipo di operatività, allora farò soldi. Ma cioè, il fatto di indovinare tutto sarebbe come dire che un imprenditore non ha mai una perdita. Ti faccio esempio, il fornaio compra 10 kg di farina perché sa che quei 10 kg li trasformerà in pane e li venderà a 5 volte il prezzo. Okay? Ovvio che ci può essere delle volte che butta via un po' di pane, ma lui sa che se tutti i giorni fa 10 kg di pane, lui guadagna 4 volte tanto rispetto a quanto spende per comprare la farina, no? E qui è la stessa cosa. E non puoi prevedere esattamente quante pagnotte venderai in un singolo giorno se sei un fornaio, però sai che tu mediamente ogni giorno vendi 10-20 kg di pane. E allora operi in relazione a quello, capisci? Quindi con il trading uguale, tu hai delle percentuali di correttezza nell'analisi e da lì costruisci una strategia performante, posto che chiaramente quel metodo di analisi deve essere
costante, nel senso che non è che deve funzionare a tratti, e per far sì che sia profittevole in maniera costante deve basarsi su dei concetti fondamentali, quali il movimento di denaro. Ok? Quindi eravamo arrivati che più è lungo il periodo e più è difficile per le mani forti creare scossoni e quindi il nostro DNA è più preciso. Di che percentuali parliamo? Parliamo di una correttezza che va da un 40% giornaliero fino ad arrivare a un 75% ventennale. Ora, il 40%, parliamo solo del DNA, non parliamo di tutta la strategia. Il 40% potrebbe sembrare poco, uno dice tiro una moneta, ho più probabilità di fare profitto. Ma in realtà non è così. Perché non è così? Perché quando operiamo noi dobbiamo avere un ritorno su rischio preciso, ritorno fratto rischio, che deve essere uguale a 4. Ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un target di 400 punti, il mio rischio massimo deve essere di 100. Se io ho un target di 800 punti, il mio rischio massimo è di 200. Se ho un target di 1000, rischio massimo 250, ok? Vedete che quanto devo guadagnare rispetto a quanto metto a rischio è sempre 4 volte superiore. Quindi se io opero con questo ritorno sul rischio, anche 4 operazioni giuste su 10 sono performanti, perché se ne faccio 4 da 400 sono 1600. Le restanti 6 mi fanno perdere 100, potrei farne addirittura 3 giuste su 10. Io incasso 1600, perdo 600, io ho un netto di 1000. Se io invece, come la metodologia mi darà, ne faccio 6 giuste su 10, da 400 ognuna, io incasso 2400, le restanti 4 che sbaglio mi fanno perdere 100 ognuna, no? Di conseguenza, 2004 l'incasso, 400 li perdo, a quel punto io ho un netto di 2000. Vedete quanta differenza fa con una sola operazione in più? La metodologia al completo mi dà 6 operazioni giuste su 10 con un ritorno sul rischio 4. Ci siamo, quindi è qualcosa di sicuramente molto performante. Questo è molto importante comprenderlo ed è molto importante averlo sott'occhio quando si opera, perché è la linea di demarcazione fra chi farà profitto e chi prima o poi perderà tutto, perché è pieno il mondo di persone che fanno 9-10 operazioni giuste su 10, poi ne sbagliano una e bruciano tutto, oppure fanno dei mesi eccezionali, poi beccano la settimana negativa e azzerano il conto. Questo capita spesso e soprattutto alle persone che utilizzano delle analisi che non hanno dei fondamenti economici, tipo le analisi grafiche, analisi statistiche, analisi, analisi tecniche, tutte quelle analisi che si basano puramente sul il prezzo. Quindi è molto importante avere un metodo di analisi che si basi su dei concetti economici, perché se tu ti basi sul denaro, il denaro muoverà il prezzo oggi, domani, fra 100 anni. Quindi ci basiamo su qualcosa che è fondamentale, mentre se io guardo il prezzo nel il movimento del passato e presumo che nel futuro il mercato si replicherà ugualmente, potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Ci siamo. Quindi è molto molto importante che le logiche siano solide. Detto questo, se non ci sono domande, fatemi sapere. Ok, aspettiamo giusto 15 secondi.
dopo proseguiamo, eh. Se non ci sono domande, vado avanti. Bene, direi di no. A volte cosa dipendo solo da una persona? Non ho capito la domanda, Umberto. Cosa vuol dire? Cosa intendi per dipendo? Cosa dipendo solo da una persona? Ok, vabbè, intanto che magari chiarisci il concetto, proseguo. Poi chiaramente ti rispondo. Esempio, se il proprietario del Bitcoin decide di ritirare i fondi da Bitcoin, Bitcoin cade. Ah, ho capito cosa intendi. Cioè, tu intendi che la movimentazione del mercato dipende da una sola persona? No, non dipende mai da una sola persona. Tu consideri che per muovere un mercato ci vogliono miliardi. Non è che se ci mettiamo d'accordo in 4 o 5 muoviamo un mercato intero. Cioè, tieni in considerazione che ad oggi no, non dipende mai da una sola persona, assolutamente. Dipende da grandi istituzionali che muovono migliaia e migliaia di miliardi. Quindi non è così. Cioè, tieni conto che ad oggi in borsa c'è un ammontare di denaro che supera di 30 volte il PIL mondiale. Quindi assolutamente no, non c'è una persona che ha la forza di muovere un mercato. Assolutamente. Assolutamente, anche perché la maggior parte di Bitcoin è in mano ai fondi, non è in mano al proprietario di Bitcoin. Quindi non è così. Poi questi concetti considera che sono concetti che funzionano soprattutto nei mercati regolamentati, dove veramente c'è una manipolazione che tramite l'analisi ciclica e i volumi tu puoi andare ad individuare con molta precisione. Ok? Essendo quindi la previsione inerente ad un determinato ciclo, può essere utilizzata con profitto durante il trading o negli investimenti di lungo periodo. Per fare ciò dobbiamo capire i punti di forza e debolezza del DNA affinché lo si possa utilizzare al meglio. Partiamo che chiaramente sviluppato su asse zero, che è il concetto che vi dicevo prima, cioè che mi dà una previsione futura in termini temporali, ma non a livello di prezzo, ed essendo ciclico sviluppa una previsione dei prezzi in relazione al ciclo su cui è stato tarato. Cioè, se io ho un DNA del mensile, mi darà la previsione del mensile. Se ho un DNA del 3 giorni, del 2 giorni, scusate, mi darà una previsione del 2 giorni. Se ho un DNA del 8 giorni, avrò una previsione dell'8 giorni e così via. E permette di individuare massimi e minimi con strabiliante precisione, che è quello che abbiamo visto prima e che andiamo a vedere anche ora, con un ulteriore concetto che è una prima miglioria. Ok? Poi gira tutto attorno a Bitcoin. Ma in realtà no, i mercati finanziari tradizionali sono ben più grossi di quelli delle cripto, ma ben più grossi, non c'è paragone. Qui non si parla solo di cripto, si parla di indici azionari, si parla di commodity, di tutto quanto. Quindi stiamo vedendo quella che è una prima miglioria. In questo caso vediamo, scusate, in questo caso vediamo un
DNA a 4 giorni e sotto un DNA a 2 giorni. Hanno creato un ecosistema su Bitcoin. Che cosa intendi? Cioè, ti ripeto che i mercati finanziari globali, io sto dietro a cripto. Va bene, il fatto che tu tradi le cripto è ok, ma non è che se tu tradi le cripto sono più importanti dei mercati finanziari tradizionali. Il sistema funziona su tutto, anche le cripto, perché esiste una manipolazione programmata anche lì, perché l'80% del Bitcoin è in mano ai fondi. Siccome i fondi speculano e muovono denaro affinché si creino delle salite e delle discese per comprare basso e vendere alto, questo sistema funziona anche lì. No, che cosa? Comunque, finisco il concetto, poi ti rispondo, intanto che scrivi. Allora, qui c'è un'ulteriore miglioria, cioè andiamo a settare due DNA di due cicli diversi. Perché abbiamo fatto questo? Per un concetto che ho spiegato precedentemente, no? Il fatto che noi abbiamo un determinato ciclo che è formato da dei cicli inferiori. Quindi un 4 giorni è formato da due cicli a 2 giorni, formati da due cicli giornalieri e così via. E abbiamo anche detto che nel momento in cui un ciclo parte, partono anche tutti i cicli inferiori, quindi se parte il 4, parte il 2, parte il giornaliero e così via. Quindi quando io ho un DNA di un 4 giorni che mi identifica un minimo, devo avere anche un DNA del 2 giorni che mi dà lo stesso punto di minimo. Chiaro, quando i due DNA convergono, le mie probabilità di correttezza si innalzano in maniera significativa. Può capitare molto raramente che i due DNA divergono e in quel caso chiaramente uno dei due sta sbagliando e in quel caso non si opera. Il nostro obiettivo è operare quando tutte le condizioni sono a nostro vantaggio, quindi quando le probabilità sono a nostro vantaggio, no? Quindi questo è molto importante. A questo punto noi dobbiamo sapere se il ciclo attuale è un ciclo rialzista o ribassista. Ok? A questo punto, se un ciclo è rialzista, abbiamo visto che al minimo finale più alto del minimo iniziale e ha una fase di rialzo più ampia di quella di ribasso. Quindi quello che io mi devo aspettare in questo caso è un'andatura di questo tipo. Dove abbiamo il minimo finale più alto rispetto al minimo iniziale, il massimo sul secondo 2 giorni e il primo 2 giorni mi fa un massimo più basso rispetto al massimo finale e il minimo del primo 2 giorni è chiaramente più in alto perché siamo dentro a un ciclo rialzista con all'interno due cicli giornalieri, due cicli a 2 giorni al rialzo. Adesso facciamo anche la casistica del ciclo ribassista. Abbiamo detto che un ciclo ribassista invece ha un'andatura così. Quindi minimo finale più basso di quello iniziale ed il massimo più vicino al minimo iniziale. Quindi se questo fosse un ciclo ribassista, mi aspetterei una cosa di questo tipo, dove ho il minimo finale più basso di quello iniziale, il massimo me lo fa sul primo 2 giorni, e a questo punto io qui avrei 4 giorni ribassista con all'interno due cicli a 2 giorni. Ok? Ovviamente, come spiegavo prima, non dobbiamo fare tutte e due le casistiche, ne facciamo perché sappiamo già se siamo già nel ciclo rialzista o se siamo già nel ciclo ribassista. Ok? Ci sono domande, fatele. Allora, Nvidia è in continua crescita. La gente punta sull'IA, meno lavoro, più tempo ho per me. Lascio fare tutte le macchine. Allora, Umberto.
Anche l'S&P 500 è in crescita da 15-20 anni, ma questo non significa che non esista una ciclicità, significa che sono partiti dei cicli molto, molto lunghi, ma all'interno di quelle salite ci sono comunque delle discese. Tu puoi avere una salita così, ma comunque ci sono dei cicli molto rialzisti, ok? Dopodiché, ovviamente l'IA è una realtà che è in forte, forte crescita, però ora che stiamo tutti a grattarci, come dire, la pancia al sole e l'IA producono soldi per conto nostro, io la vedo molto, molto lunga e non penso che si arriverà a quello, anche perché tu tieni conto che, diciamo che il sistema economico non è fatto per il bene comune, altrimenti probabilmente non avremmo la fame in Africa e non avremmo l'1% della popolazione che detiene il 90% della ricchezza. Quindi il sistema economico è un sistema dove chi è ricco punta a diventare sempre più ricco a discapito degli altri. Quindi non penso che si arriverà dove tutti stiamo bene, nessuno fa niente, le macchine lavorano per tutti. Bisogna avere delle competenze e ciò che uno ha se lo deve tendenzialmente guadagnare. Il mercato del cacao invece dipende dal tempo, anche questo è falso. È falso perché il mercato del cacao dipende dal denaro. Dipende dal denaro come anche se tu guardi il gas, se uno pensa al gas, dice ok, il gas d'inverno costa di più, quindi io dovrei comprare. E invece no, a volte ti trovi che il gas in inverno scende e in estate sale. Perché? Perché il prezzo di borsa non dipende dal consumo, ma dipende dal movimento monetario. Capisci? Se ci sono migliaia di miliardi in acquisto sul cacao, anche se non è stagione, il prezzo sale. O se viene venduto in massiccia quantità a livello finanziario, il cacao scende anche quando nell'economia reale viene richiesto. Sì, un maltempo può portare via un raccolto, ma in tutte le piantagioni del cacao del mondo non è che un maltempo ti va a pregiudicare la fornitura del cacao a livello mondiale. Questo ti spiega che chi muove il prezzo, come il petrolio, come l'oro e come tutto, non è l'economia reale, ma è la finanza. Magari non avremo bisogno di soldi, sì, ma comunque ci sarà sempre una merce di scambio. Dato che niente è infinito per tutti, ci sarà col cacao, tiro a indovinare. Ma ripeto, tutto va in base al denaro, tutto. Sarebbe come dire che il prezzo di una casa va in base alla fabbricazione dei mattoni. Non è così. Perché se tu vai a Cortina, dove le case costano 20.000 euro al metro, non è che lì i mattoni sono più cari. C'è tanta domanda lì di persone che hanno soldi, il prezzo sale. Quindi chi muove il prezzo è sempre il denaro. Non ci sono santi su questo. Detto ciò, vediamo la metodologia. Allora, qui noi abbiamo settato il DNA del ciclo giornaliero. Cosa cambierà con i BRICS? Cosa cambierò con precisione? Ovviamente non lo so, non ho la sfera di cristallo. Diciamo che quello che è il nostro mestiere è andare a capire dove va il denaro nei mercati finanziari per capire dove andrà il prezzo e guadagnare, no? Però quella è una tipologia di analisi che tu fai mentre guardi i mercati, cioè tu osservi le movimentazioni monetarie, dove stanno andando e sfrutti quelle temporalità. Però non è prevedibile che cosa succederà con i BRICS, se non da un punto di vista macroeconomico. Però non è che la borsa si muove solo in base alle politiche monetarie o alla macroeconomia. Può avere una valenza, ma si muove in base a quello che sta succedendo nel momento in cui guardi. E quello è un po' come se tu andassi a caccia, no? Se tu stai lì, ti apposti, non è che puoi sapere esattamente a che ora passerà il
diciamo, il cerbiatto. Tu sai che se ti passa un cerbiatto lì, lo pigli, e sai che quella lì è un'area dove i cerbiati vengono a bere, per dire, no? Però può anche essere che in quella giornata lì non ci siano occasioni per entrare, come non ci siano cerbiatti nel momento in cui sei a caccia. Però sai che mediamente su 10 uscite, 5 li porti a casa. Questo è il concetto. Quindi, come dicevo, qua abbiamo settato l'indicatore di ciclo giornaliero, questo è un grafico in tempo reale, e qui abbiamo un DNA del ciclo giornaliero. Prima di andare a fare ipotesi qui, dobbiamo capire un concetto, cioè che i cicli possono essere, come dicevamo prima, rialzisti, fatti in questa maniera, o ribassisti, fatti in questa. A livello operativo, noi prenderemo solo il rialzo nei cicli rialzisti e solo il ribasso nei cicli ribassisti. Le due fasi intermedie, cioè queste, non le tradiamo. Beh, i più attenti potrebbero dire, perché non le tradiamo se comunque riusciamo a individuarle? Perché in queste due fasi il mio ritorno su rischio è inferiore di 4. E siccome noi cerchiamo un ritorno su rischio 4, queste aree non hanno quel tipo di ritorno sul rischio, di conseguenza sono aree che non ci interessa andare a tradare, perché dobbiamo cercare ritorni sul rischio da 4 in su. Ora, di conseguenza noi dobbiamo sapere, per tradare un ciclo rialzista dal minimo al massimo, è chiaro che quando siamo sul minimo dobbiamo sapere se quello sarà rialzista e lo dobbiamo sapere prima. Se io sono qua, devo comprare. Viceversa, se un ciclo è ribassista, io quando sono sul massimo devo sapere che quello è ribassista. E qui shorto e chiudo qui. Quindi io, prima ancora che il ciclo parta, so già se sarà rialzista o ribassista. Come faccio a saperlo? Guardando i cicli superiori, quali nello specifico, un ciclo di 4 ordini superiore partendo da quello che mi interessa. Quindi io giornaliero, i 2 giorni, i 4 giorni e l'8 giorni. Vado a guardarmi un 8 giorni, che io per comodità ho già settato qui, poi lo vediamo in tempo reale. Questo qui è un ciclo a 8 giorni, no? Parte da qui e si chiude qua. So che è un 8 giorni perché c'è un indicatore di ciclo sotto che è settato a 8 giorni. Ed essendo un 8 giorni, avrà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cicli giornalieri. No, 8 giorni a 8 cicli giornalieri. Questi giornalieri non sono tutti uguali. Quelli a sinistra, cioè quando l'8 giorni sale, sono fatti così, cioè rialzisti. Quelli a destra, quindi quando l'8 giorni scende, sono molto orientati verso il basso. Quindi, se la velocità dell'8 giorni è sopra l'asse dello zero, vuol dire che l'8 giorni sta salendo, quindi il ciclo giornaliero sarà rialzista. Se la velocità dell'8 giorni, questa linea tratteggiata, è sotto l'asse dello zero, sta scendendo, quindi il giornaliero sarà ribassista. E diciamo che si nota molto chiaramente che se io vado a misurare queste salite, queste salite rispetto a queste discese che faccio fucsia, così si riconoscono rispetto all'andamento del prezzo. Si vede chiaramente, no? Cioè, se io vado a considerare queste piccole discese, cioè se tu vuoi tradare qua dentro, sicuramente ti fai male. Come se tu cerchi di individuare queste piccole salite, quando improvvisamente mi arriva la fiammata contraria e qui mi arriva la fiammata che va lì su, capisci? Quindi,
molto importante andare a favore di tendenza, anche perché nel momento in cui tu hai un 8 giorni che spinge su questi minimi, quando tu hai la velocità dell'8 giorni che è qua in cima, non può succedere che mi parta la fiammata a ribasso. Come nel momento in cui tu sei su questi massimi e la velocità è qua, non può succedere che mi parta una fiammata al rialzo. È chiaro? Quindi noi andiamo sempre a favore di tendenza. Quindi, a livello operativo cosa si fa? Si compra sul giornaliero, aspettiamo il massimo, vendiamo. Aspetti il minimo, si compra, arrivi sul massimo, si vende. Aspetto il minimo, compro, arrivo sul massimo, si vende. Aspetto il minimo, compro, arrivo sul massimo, si vende. Dopodiché aspetto il minimo e qui sono in una situazione, diciamo, dubbia. Perché? Perché io ho avuto quattro giornalieri che sono più o meno metà del mio 8 giorni, no? Ne sono passati quattro. La velocità è in procinto di rompere al ribasso. Quindi io so che questo non sarà un giornaliero in tendenza, ma è un giornaliero che sarà in laterale, che farà girare il ciclo 8 giorni. Quindi questo lo posso o tradare a rialzo con molta, molta più, come dire, molta più prudenza, oppure direttamente lo salto. Poi vedo il nuovo minimo, è sotto, bene, quindi aspetto il massimo, vado short. Chiudo, aspetto il massimo, vado short, chiudo, aspetto il massimo e vado short e chiudo. Ok? Vedi come vai a favore di tendenza e qui i ritorni sul rischio sono massimi, perché nel momento in cui tu vai a vedere queste singole aree, qui sei sul minimo del giornaliero con una velocità che va qui. Tu sei tranquillo, entri a mani basse. E parliamo comunque di, prendiamo questo giornaliero qua che non è nemmeno dei più ampi, 15.928 a 16.140, quindi stiamo parlando di 210 di salita, 210 punti contro 65 discesa. Quindi noi abbiamo una salita che è praticamente quadrupla rispetto alla discesa. Ma il mio rischio non è tutta la discesa, perché io non è che vado a comprare qua in cima, io compro qua già sui minimi, mi può venirmi contro un po', ma poi parte. Quindi lì i miei ritorni sul rischio sono ancora più alti. Capito? Quindi, osservando quella che è la tendenza, io vado dentro quella tendenza a identificare un'operatività che mi può dare ottime chance di portare a casa dei soldi. E questo è iper fondamentale, perché tu sai dove sei, sai dove sto andando, sai dove stai andando e di conseguenza vai in quella direzione senza sorprese, senza preoccupazioni, no? Quindi, nella situazione attuale, noi siamo su un 8 giorni in salita, perché la velocità è sopra l'asse dello zero, no? Quindi qui sono stati tutti i giorni i giornalieri in salita. Quindi io sul giornaliero attuale, che comunque siamo in un'area di massimo, io non mi metterò short, ma semplicemente aspetto che il prezzo vada in corrispondenza del minimo. La velocità deve fare questo. Okay. Poi non sono tanto preciso con i disegni, ma mi interessa capire i concetti, no? Nel momento in cui ho il prezzo che mi aspetto che va a fare questo, nel momento in cui ho, non vado in short perché l'8 giorni sta andando al rialzo. Quindi quando io ho questo minimo in corrispondenza del minimo del DNA e della rottura della velocità, so di essere nell'area di minimo. Quindi qui vado long, compro. Sto a mercato fin tanto che non arrivo al massimo del DNA
e la velocità mi ha incrociato dall'altra parte, come in questo punto qui. Questo era un punto di ingresso, vedi? E adesso c'era il punto di uscita, perché la velocità sta incrociando e siamo sul massimo del DNA. Vedi? Da qui a qui, long, poi si aspetta un nuovo minimo e si rifà lo stesso long. Questo è ciò che puoi fare, chiaramente con degli indicatori di ultima generazione che hanno al loro interno tutto quello che riguarda il concetto di analisi ciclico-volumetrica, poi noi ne abbiamo sviluppati anche molti altri. Diciamo che questo è già un setup di base che ti fa essere avanti anni luce a tutto quello che c'è, ma ovviamente noi siamo andati molto avanti anche nell'analisi volumetrica, concetti di capire esattamente dove stanno entrando i soldi, dove mettere gli stop, target, eccetera. Però già questo ti fa capire quanto è importante avere un protocollo operativo standard da seguire con degli indicatori che ti danno dei punti di svolta, dei punti di ingresso totalmente oggettivi e semplici da vedere. Considerate che noi siamo arrivati a questi livelli dopo 20 anni di sviluppo, dove non sono 20 anni miei di sviluppo, io sono forse il membro più giovane, ma del mio socio e cofondatore Marco, che fa questo mestiere da 20 anni, ok? Quindi questi indicatori sono frutto di tantissimi anni di test e sviluppo per arrivare dove siamo ora, considerando che abbiamo sviluppato anche tantissimo altro. Però da lì noi abbiamo creato quella che è la Top Trading Academy, che è un'accademia, e il corso orientato sulla ciclicità si chiama All Inclusive e presenta circa una ventina di ore di video, questi sono tutti video, 92 in totale, che portano, sono 92 ma non sono tutti da un'ora, sono tutti abbastanza brevi, ma sono video che in totale fanno circa 20 ore. Dopodiché, dopo che tu hai capito e appreso tutto, ti diamo gli indicatori nostri proprietari e in più ti diamo supporto qualora dovessi avere dubbi, domande, qualsiasi tipo di problema. Questo è un esempio di risultati che si possono ottenere. Questo è un nostro studente che da febbraio 2022 ad oggi ha generato 242.000 euro di profitto con un conto da 40.000. Stiamo parlando di più del 500% in poco più di 2 anni, fatti attraverso 1.464 operazioni, quindi non è, c'è una botta di fortuna. Tutte rendicontate che noi abbiamo verificato, quindi è qualcosa di assolutamente veritiero. Ovvio che fare questi numeri non ci arriverai domani, probabilmente, ma magari ci metti 6 mesi, un anno, quello che è, ma comunque arrivi a un livello che nessun altro tipo di business ti può far arrivare in così breve tempo, perché qui hai una struttura che ti segue, ti spiega le cose, ti dà gli strumenti e ti supporta. È tutto ciò che ti serve. Ok? Quanto vale una strategia che con 5.000 euro ipotetici potrebbe farti fare anche solo 1.000 euro al mese? Ovviamente la risposta a questa domanda è tanto. Indipendentemente da quello che pensi, la risposta è tanto. Perché non solo tu hai un qualcosa che ti porta a profitto, ma hai anche una metodologia che ti evita di fare quell'enorme ammontare di errori che normalmente le persone fanno. Le persone che vanno in borsa non hanno cognizione all'inizio, tentano, provano, seguono il consiglio dell'amico, del cugino e chiaramente si fanno danni, no? E questo è un settore dove non vengono concessi sconti. Quando sbagli, paghi subito. Sbagli 10 volte, paghi 10 volte. Pagare magari 100, 200, 300 euro per 10 volte sono soldi. Sì. Magari arrivi ad aver perso migliaia di euro, come è capitato a me all'inizio, senza aver capito nulla, cosa hai sbagliato, cosa dovevi fare. Quindi capisci che perdi tempo e soldi. Se invece tu hai un percorso che ti porta anche da zero alla comprensione di queste metodologie, allora sono soldi molto ben spesi, primo perché non ti fai male, secondo perché arrivi al risultato. Considerando, come dicevo prima, che siamo in un settore che vale ad oggi più di 30 volte il PIL mondiale, e in più tieni anche in considerazione che cresce di circa il 10% l'anno.
Quindi vuol dire che sempre più soldi escono dall'economia reale e vanno in finanza ogni anno. Questo vuol dire che le crisi non sono crisi perché mancano soldi, semplicemente i soldi vanno dall'economia reale alla finanza. Se poi ci metti che le grosse imprese automatizzano i processi produttivi con i robot, le intelligenze artificiali, può voler dire che fra qualche anno veramente poche persone lavoreranno. Di conseguenza, avere un reddito da attività finanziaria è molto importante perché potresti non averne uno. Con 5.000 euro puoi generare 100 euro al giorno tranquillamente? Allora, diciamo che è fattibile. Sarebbe un 2% al giorno. Tieni conto che le nostre metodologie ti portano a fare da un 15-20% mese in su. Quella ciclica, quella volumetrica molto molto di più. Ok? Quindi è sicuramente fattibile. Ma anche di più. Io parlo delle nostre metodologie, anche perché devi considerare, Umberto, che quando si parla di metodologie, si parla di metodologie controllando il rischio e con un money management adeguato. Perché tu Sì, è chiaro che usi le leve, ovvio, però se tu devi fare il 100% mese per rischiare tutto il capitale, non è una metodologia che nel tempo porta soldi. Quindi tu tieni conto che le nostre metodologie ti portano dal 15% in su quella ciclica e dal 30-40% in su quella volumetrica, ma sono metodologie che ti consentono di fare quei numeri con la leva, ma soprattutto controllando il rischio. Perché se tu mi fai un 100%, ma mi rischi ogni volta di bruciare tutto il conto, non è una buona strategia. Tu per essere costantemente profittevole, come dicevo prima, devi avere una metodologia che ha dei concetti che rimangono costanti nel tempo, quindi avere concetti basati su leve economiche, ritorno sul rischio chiaro, sapere quante volte vai a profit su 10 e avere una gestione del capitale corretta. Perché se tu per fare 1000 euro me ne rischi 2000, prima o poi perdi tutto. Quindi non è solo il rendimento l'importante, l'importante è che sia costante e che non metti a rischio il capitale. È molto meglio guadagnare il 10 in sicurezza che guadagnare il 100 rischiando di perdere tutto, perché prima o poi ti capita di perdere tutto. Quando ti capita è finito. Quindi è sempre un bilanciamento fra profitto ma anche rischio. Quindi se il profitto è alto ma rischio di più, lascia perdere. Se il rischio è basso e il rendimento è buono, ottima strategia. Ed è costante soprattutto. Quindi sono più cose che devi tenere in considerazione. Come dicevo, la nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza, che non vengono tutti da me, ma dal mio socio, conoscenza che ti eviterebbe senza dubbio di fare quegli errori che fanno tutti, quindi di perdere una montagna di soldi, attraverso un videocorso con più di 20 ore di contenuto, con vera operazione mercato aperto che puoi vedere e rivedere a tuo piacimento per sempre. Ok? In più ti diamo i nostri indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta, dopodiché c'è un rinnovo annuale. Dal momento della tua richiesta vuol dire non dal momento in cui diventi studente, ma dal momento in cui tu prendi possesso degli indicatori. In più ti diamo 2 mesi di analisi quotidiana da parte di un nostro trader esperto. Webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte, verranno chiariti i dubbi e verranno fatte analisi di mercato per sempre. Quanto vale tutto ciò? 5.000? Diciamo che era il costo che noi pensavamo di chiedere, nonostante ci sia costato almeno 10 volte tanto, solo in soldi persi, per sviluppare tutta questa roba. Però ovviamente ci siamo resi conto che molte persone non hanno questi soldi per iniziare. E di conseguenza abbiamo deciso di vendere a un prezzo simbolico di 1747. Perché dico simbolico?
Perché noi pubblichiamo ogni giorno su YouTube video dove al giorno facciamo anche più di questa somma, o studenti che fanno anche più di 1.000 euro al giorno. Quindi avere qualcosa che ti può portare a fare quei risultati al giorno, magari fra 6 mesi o magari fra 3 mesi o quello che è, vale molto di più, molto di più. Mi è capitato di perdere senza aver capito nulla. E devi anche considerare che questo devi vederlo come un business. Se tu consideri che il trading è un business che puoi approcciare con investimento paritetico allo zero, cioè tu diventi imprenditore con una metodologia dove ti basta un PC e una connessione. Punto. Qualsiasi altra azienda, qualsiasi altra attività ti costa decine di migliaia di euro. Vuoi aprire un'azienda, un ristorante, un negozio, un'attività commerciale, devi aprire la partita IVA, affittare locali, comprare la merce, dipendenti, rischi altissimi con prospettive di guadagno che sono irrisorie. In borsa fare 100 euro, 1000 euro al giorno è tecnicamente uguale, dipende da quanti soldi ci metti su quell'operazione, no? Quindi è una prospettiva di guadagno che è nettamente superiore all'investimento minimo. E in più il trading è un'attività che fai da qualunque parte del mondo, puoi lavorare quanto vuoi, perché c'è chi lavora tutto il giorno facendo operatività intraday, chi fa un'operazione settimana, e anche quando il mercato crolla, in casi di guerra, in casi di situazioni sanitarie particolari, eccetera. Di conseguenza è un'attività che oggi più che mai bisogna affrontare. Dal mio punto di vista, voglio farti un altro regalo. I primi 5 che hanno deciso di comprare entro domani alle 13 avranno un ulteriore 200 euro di sconto. E da 1747 il prezzo va a 1547. Qui in chat ti troverai l'offerta. Se clicchi sul link, arrivi su questa pagina dove qui puoi comprare o con PayPal o con carta. Con PayPal lo puoi anche dividere in 3 rate a tasso zero il pagamento e quando clicchi su PayPal ti troverai già il prezzo scontato. Mentre per pagare con la carta, clicchi qua, fai inserire il codice sconto, metti sconto 200, tutto attaccato e tutto grande, e vedi che il prezzo cala. Qui esegui il pagamento con carta. E dopodiché ti viene aperto un account sul sito dove puoi andare a vedere tutti i nostri indicatori. Ok? Dopodiché puoi anche pagare con bonifico oppure con un finanziamento. Noi siamo l'unica realtà che ha una convenzione con una banca, e questo è sintomo di grande serietà, perché considera che questo è un settore dove normalmente le persone perdono. E le banche non fanno finanziamenti a gente che non può pagare indietro o a gente che perderà soldi. Di conseguenza, il fatto che ti possano dare un finanziamento per il nostro corso, che ripaghi a 40 euro al mese, tu te lo paghi con la profittabilità o lo puoi estinguere. Di conseguenza, puoi non accorgertene neanche. Quindi tu inizi, avresti primo a debito il 15 di luglio, studi, cominci a praticare e con la profittabilità ti ripaghi il finanziamento, te lo vai a estinguere, quindi non lo paghi praticamente neanche, ok? Per pagamento con bonifico o per sapere come funziona la finanziaria, potete scrivermi o a questa mail o a questo numero di telefono. Con quella cifra e 1.000 euro sul wallet e il tuo aiuto iniziale, in quanti giorni rientro dei 1.750? Allora, posto che io non posso dare aiuti in termini di compra qui e vendi lì perché è illegale, è sollecitazione del pubblico risparmio. Quello che noi possiamo fare è insegnarti, ok? Quindi tu hai un corso di 20 ore, hai degli indicatori, studi, vieni alle live di domande e risposte, utilizzi gli indicatori, impari e dopodiché diventerai autonomo. Ma quanto ci metti a diventare autonomo? Io non lo so, dipende da quanto studi, da quanto ti impegni. Cioè, qui non siamo a. No, è illegale. In Italia è vietata la gestione e la sollecitazione del pubblico risparmio.
Quindi chiunque ti proponga di gestire i tuoi soldi o chiunque ti proponga di darti dei segnali o di dirti cosa fare in borsa è un truffatore, perché non lo può fare. Gli unici che possono fare sono le banche o i fondi. Quindi in Italia è consentita solo la formazione, cioè renderti indipendente ad operare. Quindi sei tu che con la conoscenza di solito Spagna vince, te lo dico, vabbè, quello è un altro discorso. Stiamo parlando di trading. Quindi questo è il concetto. E poi tu devi vederlo come un qualcosa dove impari una professione, no? Non è che stai grattando e gratta e vinci, devi sperare di rientrare. No, impari un metodo che ti porta dei risultati nel tempo. Questo è il concetto. In più, tieni conto che ti diamo anche la possibilità di avere questa piattaforma dove installare i nostri indicatori. Non è legale che cosa? Dirmi che la Spagna vince? No, non è illegale. Ovviamente no. Ma se io ti dico compra il DAX domani, tu lo fai e poi mi fai causa e dimostri che io ti ho dato quel suggerimento, per me c'è il penale. Questa è la legge. Quindi non è una cosa. Ti consiglio di diffidare da chi ti propone quelle cose lì. Capisci? Sì, ma il fatto di puntare soldi sulle scommesse sportive è un altro paio di maniche. Non è il trading inteso come trading finanziario, quello è il trading sportivo. Qui parliamo di trading finanziario. Quindi quello che dicevo è che in questo caso tu avrai anche la piattaforma, questa dove installi gli indicatori. Questa è una piattaforma che costa normalmente 2000 dollari e ti viene data gratis. Ti viene spiegato come averla gratis tramite un broker. Quindi c'è anche un risparmio di 2000 euro di piattaforma. Ok? Quindi questi, qualsiasi domanda, questi sono i miei contatti. Puoi scrivermi magari anche su WhatsApp, ci sentiamo telefonicamente, te li scrivo anche qui in chat. Segnateli. Altre domande? Dubbi? Grazie su WhatsApp, perfetto. Domani magari sentiamoci. Se ti interessa. Va ok, non ci sono altre domande, quindi rimango a disposizione e ti auguro una buona serata e ci sentiamo, se vorrai, nei prossimi giorni. Buonanotte a tutti.